e bentornati sul canale del Giamma Plays. Quest'oggi nuovo episodio di Hearts of Iron 4. Allora, come al solito mi sono perso un video e quindi vi siete persi un bel po' di novità. E chiedo scusa, ma non ho capito perché non ha registrato l'ultima, anzi la penultima puntata. In sostanza, abbiamo fatto capitolare la Turchia conquistando la capitale Ankara e quindi poi ci siamo presi tutta la Turchia. E siamo andati qui a sud a dare una mano a francesi e inglesi e qui a est a recuperare del preziosissimo petrolio russo. Ovviamente ora ci sono i combattimenti per chiudere quest'ultima sacca qua e per poi pensare di risalire verso Mosca. Nel frattempo le nostre divisioni alleate greche sono sbarcate qua e adesso le mandiamo a conquistare anche quest'ultimo lembo di terra qua. Perfetto, questo è il tutto, chiedo ancora scusa se ci siamo persi una puntata. Nel frattempo abbiamo perso qualche aereo ma buttato giù, colato giù a picco parecchie navi russe. Sblocchiamo il tempo e riprendiamo la situazione da qua. Allora, gli aerei possono avvicinarsi qua, perfetto. E nel frattempo noi continuiamo a andare verso il petrolio. Un po' di petrolio, anzi molto petrolio, l'abbiamo già recuperato qua. Adesso punteremo prima qua, a Grozny, e poi a Krasnodar. Praticamente sono le mire di conquista del petrolio che aveva Adolfo durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, qua sono arrivati i brasiliani a dare una mano, non si capisce perché, sblocchiamo il tempo e soprattutto facciamo partire il nostro tempo. Perfetto. Allora, abbiamo portato due armate, la Tiberio e la Cicerone, che ovviamente ha quasi finito il compito di ripulitura divisioni russe vicino al petrolio. Qua, la Tiberio sta già attaccando, vedo. E anche in forza. Vabbè, allora questi andranno qua. Gli inglesi ovviamente mai che diano una mano concreta. I marine andranno ad occupare Baku. Perfetto. E la nostra linea del fronte a nord è quasi completata. Qua i cosi sono... Ok. Questi, i greci che ci danno una mano, faranno una cosa molto semplice. Una naval invasion da qua. A qua e li scateneremo quando saremo pronti ad avanzare da sud. Intanto organizzatevi. Quanto tempo? 84 giorni. Va bene. Vediamo, questo va da qua. E qua i combattimenti come vanno? Perfettamente direi, visto che la Tiberio ha solo il compito di ripulitura sacche, per ora ovviamente. Nel frattempo, qua i nostri amici partiti dal Giappone, stanno tentando di capire come conquistare questa bella fetta di Unione Sovietica. Allora attacchiamo qua in forza. Che succede? Ah, ci vogliono mandare, i greci ci vogliono mandare altre 9 divisioni e noi accettiamo, che fa sempre bene accettare. Perfetto. Torniamo in Turchia, per cortesia. Ok. Allora, la Tiberio non si sa quali strani movimenti sta combinando. Questo sta andando a nord, perfetto. Allora, la Cicerone avrà come offensive line questa qua. E sarà dura. Ah, però i greci stanno avanzando da là. Ma questi sono... No, non sono truppe in nostro controllo. Vabbè.
E Tiberio, abbiamo liberato Baghdad. Venite per favore in velocità qua perché abbiamo bisogno di voi. Mentre noi riorganizziamo il fronte per avanzare, ma Stalingrado è ancora lontanissimo. Qua le cose in Europa si stanno un po' riprendendo perché avevamo avuto una debacle. Come vedete, ci siamo molto allontanati da Mosca e abbiamo perso anche Minsk. Qua altro scontro navale, una corazzata persa per i russi. Molto bene. E qua siamo pronti. No, non ancora perché stiamo viaggiando un po' di qua, un po' di là. Vabbè, questi sono lontanissimi dal fronte. Ci dicano greci, tedeschi, una divisione. Ma sì, accettiamo tutto noi, che tutto fa brodo. Ma in sostanza, sono rimasti solo russi e Xinjiang in guerra. Dov'è Xinjiang? Eccolo qua. Praticamente c'hanno gli inglesi alle porte. Qua stiamo vincendo molto bene. Questi vengano qua a contrastare st'altri. E torniamo in Turchia, che è la questione più importante. Qua finalmente questi vengano qua, che tanto sono circondati. Questi vengono a dare una mano qua. Questi, ok, perfetto. Allora, questi attaccano qua e questi vengono qua. Qua la questione è risolta. Questi iniziano ad andare a nord. Grazie. Questi sono gli italiani? No, inglesi, vabbè, va bene lo stesso. Allora, la Cicerone com'è messa? Si sta ancora organizzando, dai, attacchiamo su. È possibile che perdiamo ore ogni volta a organizzare i piani di qua e di là. Allora, la Leonida, quanti giorni? E un sacco ancora. Mi sa che non facciamo in tempo. Perfetto. Allora, la Tiberio sta finalmente finendo di occupare sta roba qua, scacciando i russi da tutte le parti, mentre la Cicerone sta già attaccando con successo a nord. E qua come vanno gli scontri? Quello si sta allontanando. E noi allora andiamo a prenderci, perfetto, Improved Oil e Advanced Oil Plant. Noi andiamo a prenderci questo aeroporto che potrebbe comunque esserci utile sia per paracadutisti sia per altro. Qua gli scontri stanno andando veramente bene. La Tiberio ha finito il suo compito di ripulitura sacche. E gli diamo come front line questa. Ok. Ok, tutti si stanno muovendo là in velocità. Noi qua stiamo avanzando, abbiamo preso Grozny, quanto manca al nuovo petrolio? Ah, l'abbiamo anche già preso, perfetto. Pensavo fosse un pelino più a nord. Qua stiamo facendo faville. Ok, e stiamo avanzando con celerità. Qua abbiamo ripreso a vincere da qualche parte. Molto bene. E niente, io direi di accelerare un po' il tempo perché le cose stanno andando benone tutto sommato. Allora, fermi tutti. Questi che annullino il piano operativo e si trasferiscano a mano, anzi a nave, qua. Perfetto, via.
così arrivano altre 24 divisioni a darci una mano. Qua stiamo avanzando e la Tiberio parrebbe essere arrivata quasi tutta. Ci sono alcune novità lente a trasferirsi, unità lente a trasferirsi. Qui come vanno le cose? Qua perché hanno respinto il nostro attacco, scusa? E questi stanno andando a prendere l'aeroporticello. Perfetto. Qua si sta avanzando in massa. Qua stanno arrivando le 24 divisioni. I brasiliani che sono sbarcati così in Russia. Molto bene. Abbiamo qualche problema qua a ovest, perché secondo me, essendoci catene montuose, simili a Romania, ma sì, manda. Essendoci catene montuose, sono difficili da attraversare. Qua come va lo sbarco? Siamo nella fase finale, stiamo a sbarcare, eccoci sbarcati. E subito come front line, questo. Perfetto, ci si schieri e si prepari subito un'offensiva verso Krasnodar. Quindi così, molto bene. Allora, che tutte queste forze qua vadano in massa qua. Perfetto, abbiamo già rovesciato la situazione. E il coso qua. Alcune divisioni non in posizione, a me paiono tutte in posizione però. Abbiamo cercato l'Advanced Rocket Artillery, cerchiamo Excavation 2. Vabbè, aspettiamo che sta altri si preparino. E qua cosa? Perfetto, stiamo avanzando. Però appena finiamo questa offensiva, questi vengono qua a darle a mano. Appena finiamo questa offensiva riorganizziamo un po' il fronte. Nel frattempo questi sono pronti per Krasnodar. Sì, perfetto, si parta. Stanno già perdendo, molto bene. Qua cerchiamo Excavation 3. E i greci non è che stiano proprio combattendo alla grande, eh. Anzi, per nulla. Allora, questo non si sa perché è rimasto qua, se gentilmente gli viene voglia di andare verso il fronte. Questi pure. Così è, se gli va di combattere. E qua, mamma mia, che tragedia qua. Ho capito che i russi, che i greci è meglio non usarli più. Qua stiamo sfondando lungo la catena montuosa. Perfetto. Perfettissimo. E abbiamo completato il nostro piano d'attacco. Oh, qua una meraviglia sta andando tra greci e brasiliani, guarda. È meglio se non commento. Ok, dai. Riorganizziamo questi perché sono andati a sud, non si sa, invece di andare a dare una mano a nord. Capito, va. Capisco che Soddu non è, scusate, che Messe non è un grande coso, però cioè sono anche in low supply i russi. Vabbè. Allora, perfetto, qua il fronte è ora di riorganizzarlo. Allora, qua cancelliamo. Quindi, diamo. Anzi, cancelliamo anche quello della Tiberio, così ci capiamo meglio. Ok. Allora, la Tiberio avrà come front line
questo, e la Cicerone come front line, questo, perfetto. Adesso grandi spostamenti di truppe. Qua stiamo facendo pietà. Arrivano altri greci a dare una mano, vediamo cosa riescono a combinare. Ma questi aerei sono... Oh cazzo, questi aerei sono russi. Excavation abbiamo cercato, cerchiamo questo. Excavation 4. Questi aerei sono russi, effettivamente... Effettivamente li trasferiamo qua. Però sono parecchio lontani dal fronte. Meglio qua, dai. E poi da qua attaccheranno questa zona qua. Allora, organizzazione. Madonna, se sono lenti quei due. Allora, vediamo dov'è il petrolio. Intanto vediamo quanto petrolio abbiamo recuperato. Un bel po'. Un bel po'. Ok. Nuovo petrolio è là. E poi direi che il petrolio russo l'abbiamo preso quasi tutto. C'è qualcosina, un po' di qua, un po' di là. Va bene. Allora... La Tiberio preparerà un'offensive line verso Stalingrado Sud. Così. Mentre la Tiberio preparerà un'offensive line così. Ok, perfetto. Ci si organizzi in velocità, grazie. Qua stiamo ancora perdendo brutalmente. No, beh, ma i greci sì, sono veramente forti. E qua abbiamo preso l'aeroporto. Allora, una volta preso l'aeroporto, noi cosa possiamo schierarci? Allora, jet fighter 9. Si sa mai che esageriamo. Naval Bomber, Jet Tactical Bomber. Gliene mandiamo una trentina, dai. Ok. E poi Strategic Bomber, no. Dove sono? Carrier, Close Air Support, eccoli qua. Anche questi una trentina. E quindi abbiamo Tactical e Close. Facciamo anche il supporto, ho capito. No, scusate, il... Cosa mi sono perso? Tactical ci sono. Tactical. I close air support ci sono, i fighter ci sono. Te, mandiamo qualche fighter in più, va. Ok, e con questo abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sono già arrivati? Non ancora. Siamo all'8%, fate conto. E per ora ci fermiamo qua, in Unione Sovietica Est. Qua ci stiamo organizzando, finalmente i greci iniziano a vincere qualcosa. Qua come siamo messi? Molto male. E qua come siamo messi? Sì, madonna, quello è lentissimo.
Tempo al massimo, ho capito io. Questi sono veramente lenti come la morte. E intanto finisce anche il tempo a nostra disposizione. Perfetto. Allora, già che qua non possiamo ancora lanciare nulla, perché ci stiamo ancora spostando, direi di finire qua il nostro episodio. Oh, attenzione, i greci hanno sfondato. I greci stanno sfondando un po' ovunque. Ma così, se tipo questi venissero a prendere Maikop, così è idea stupida. Qua stiamo sfondando e andiamo a ricongiungerci con i brasiliani, perché qua non c'è copertura aerea. Partono da lì, sti stronzi. Andremo presto a conquistargli quell'aeroporto. I greci hanno finalmente sfondato. Questi vengano qua. Questi vengano qua. E avete completato la vostra mini missione. Complimenti. Bene signori, direi che possiamo fermarci qua. Come sempre iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, tanti pollicioni in su per supportare l'Italia e la Repubblica Italiana in Turchia, Unione Sovietica del Sud, tanti commenti e tanti suggerimenti sotto qui sono sempre ben graditi. Come sempre dal Giamma è tutto, un abbraccione, un salutone, una strizzatina, una palpatina e al prossimo video!